Che belle immagini, complimenti per la ricerca che avete fatto, la ricerca comunque mia professionale. Un'infanzia che non è stata un'infanzia facile, e tanti ricordi tuoi, tanti sacrifici. Partiamo da qui. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo, e ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite. Allevia le ferite, Eva. Ma il tempo aiuta. Il tempo aiuta a dimenticare, ma io non voglio assolutamente dimenticare la mia infanzia, perché quando si parla di infanzia spesso incontri persone che hanno avuto una brutta infanzia. Io ho avuto un'infanzia bellissima, ho avuto un'infanzia ricca d'amore, come avete poc'anzi scritto, un'infanzia che è fatta di carezze, di amore. Non c'erano libri, perché non c'erano soldi. Ad un certo punto hai parlato di povertà, no? Hai parlato, sì, di questa parola che fa paura. Ma una vera, no? Povertà, una vera povertà. Ma poi io ho a che fare con delle mie caratteristiche che sono attuali, diciamo. Io sono dislessica, ma ero un ex balbuziente. E quindi mi sono trovata poi in una classe differenziata, così si chiamavano all'epoca. E mia mamma, una volta, quando venne a prendermi a scuola, disse: no, mio figlio non è così, non è differenziata, non è non normale. Ero solamente balbuziente, dovuto da un problema. Cioè, un aereo è passato sotto casa con un grosso rumore che fanno gli aerei a bassa quota, e lì mi sono bloccata e non ho spiccato più una parola, e le mie balbuzze sono davanti. È una specie di trauma. Esatto, un vero e proprio trauma. Quindi siamo trovati questa Milva, questa bambina, in una bocciata due volte, perché comunque, come si è visto, a tale quale poi ne parleremo, io sono una donna molto timida, e tale quale per me è una sfida con me stessa. Giustamente non voglio fare Sanremo, non ci penso proprio, ma nemmeno me lo fanno fare, no, è un mestiere. E mi sono trovata una bambina balbuziente, povera, però dentro questa famiglia che mi ha fatto crescere benissimo, con i fratelli meravigliosi. Mm-hmm. Allora, nel 2006 ti sei sposata. Sì. Era un periodo in cui forse il lavoro di attrice non ti appagava così tanto. E poi questo matrimonio in realtà è un naufragato dopo 7 anni, se non sbaglio. Quattro anni. Ah, 4 anni. Sì, 6 mesi di fidanzamento e 4 anni di matrimonio. E tu forse un po', almeno rispetto a quello che hai dichiarato, l'hai vissuto come se fosse un fallimento, no? E sei entrata in una fase complicata, ascoltate. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La
vita può allontanarci, l'amore continuerà. E quando arriva la notte, resto sola con me. Non avrei incontrato Imma. Stavo dicendo appunto che io devo solo ringraziare il mio ex marito, i miei ex fidanzati, perché se fosse andata bene con mio marito o con i miei ex fidanzati, non avrei incontrato Imma. Io ho incontrato l'amore e mi sento adesso una donna molto felice. E quando incontri l'amore è già una fortuna che non tutti quanti lo incontrano nel percorso della vita. È un dono. È un dono di Dio che ci ha dato. E allora viviamolo un po' insieme a te. Sì. Questo dono di Dio, questo segno fortissimo nella tua vita in cui l'amore ha dato proprio una svolta. Un'enorme svolta a tutto. E ti ha fatto ritornare al sorriso. Guardate. Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente, sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la me. Fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me, come l'altra mare che mi appare e scompare portando. Sei il mistero profondo, la passione vive, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora. Eccole, hai fatto un show? Sì, con Monica Cerinà che ci ha sposato, eravamo in questo resort bellissimo di Antonello Colonna, tutto wedding planner, e di Enzo Miccio. È stato un vero inno dell'amore. E in quel giorno pioveva tantissimo, era stato l'ultimo weekend, continuava a piovere. Il momento ci siamo sposate, è venuto un raggio di sole e l'arcobaleno. E l'arcobaleno? Che era stato un segnale di mamma. Perché mamma amava tantissimo Imma e aveva capito perfettamente che Imma era la persona per me, perché comunque ha fatto tantissimo Imma per me. Imma mi ha fatto riabbracciare Gabriel, mi ha fatto riabbracciare tante persone che avevo perso durante il percorso di vita, ma ha fatto riabbracciare me stessa, perché io avevo perso Milva, l'avevo diciamo incatenata. E mi ha fatto riprendere Milva, che è quella persona vincente. Poi Milva Eva non cambia nulla, è solamente un nome di differenza, certo. Perché essendo nata negli anni Ottanta cambiavi nome, avevi il tuo nome d'arte, perché è più importante apparire che essere. E Imma mi ha fatto diventare più sicura di me stessa, mi ha fatto diventare più sicura dei miei difetti, delle mie insofferenze, delle mie debolezze. Quando raccontai la mia storia di Imma, mi disse: Eva, ma tu devi raccontarla, perché non hai idea quante persone che sono come te. Bisogna mettere la faccia, bisogna uscirne. E non bisogna avere paura. Senti, Gabriel invece, che gli sta succedendo a Gabriel? L'abbiamo visto ieri dalla Veniera Domenica Indici, che ha trovato che c'è un amico... speciale. Ma tutti abbiamo degli amici speciali, anch'io ho un'amica speciale, un amico speciale, anche tu, tutti quanti. Ma io penso che bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare della propria vita privata.
Gabriel per me è un, più che un fratello, c'è un'amicizia enorme, che non potrei mai tradire l'amicizia di Gabriel. Quindi rispetto le sue scelte, se lui vuole dire mangio la pizza, mangio la carbonara, ma... Ma lo vedi felice? Ma io sì, lo vedo felice, lo si vede anche alle nostre unioni civili, che è felicissimo Gabriel. Poi l'ho rivisto anche ieri, quando è finito da Mara Venier, ci ha raggiunto, è bello come il sole, è felice. Ce lo saluti? Certo. Senti, tale quale, grande successo, Cosa hai fatto venerdì scorso? Vediamo, dai. No, non voglio vedermi, venerdì ho avuto paura. Now I see what's the weather. You know that love and feeling. I book a trip. You are the one in. You are the deep and fantastic. Don't you know where I come from? Yeah, you do. Guarda, tale brava. Quale, è un'esperienza. Venerdì Boney cosa M. fa? Boney M. Bellissima esperienza. Bellissima. Allora, in bocca al lupo per questo venerdì. Crepi prima serata con Carlo Conti, grande successo di Rai 1, tale quale show, insieme anche ad Eva Grimaldi. Forza, eh? Grazie per l'invito. Grazie, grazie Eva. Grazie.